Mi sente, pronto? Ecco, mo te sento, pronto! C'è chi si affida alla lettura dei tarocchi, chi a quella del palmo della mano e chi invece si ferma semplicemente ad una rapida lettura quotidiana del proprio oroscopo. Vediamo. Maghi, fattucchieri, veggenti, cartomanti e chiromanti è il mondo della magia a cui alcune persone si avvicinano in cerca di risposte sull'amore, sulla salute, sul lavoro, sul denaro. Ecco, mo te sento, pronto! Ma cosa ne pensano gli aretini del mondo della magia? No, non ci credo e non ci sono mai stata. Secondo lei perché delle persone invece sono spinte anche a pagarle maghe, cartomanti? Perché hanno bisogno di risposte e quindi cercano qualcuno che gliele dia, però non è detto che poi queste risposte siano risposte valide. Senti, volevo sapere per mio figlio. Quanti anni ha? Che segni è? Ho 30 anni. Scorpione. L'oroscopo lo legge, ci crede? Per divertimento lo posso leggere, però no, non ci credo. 4 gennaio! Credi a queste cose? Assolutamente no. L'oroscopo invece lo leggi? No, secondo me influenza solo... Cioè, prende talmente tante cose che secondo me influenza la persona. Guardate, dentro di me trapassano i morti. Mai stato, non ci credo proprio. Secondo te perché delle persone invece sono spinte ad andarci, a fare delle domande, comunque anche a pagare? Boh, molto probabilmente perché sono, non lo so, o disperate oppure hanno bisogno di altri tipi di risposta. È morta, non è morta! È morta! L'oroscopo lo leggi, ci credi? No, assolutamente no. Credo molto nella quotidianità, in quello che succede tutti i giorni. Come? Tu fai un incontro buono, amorosa. No, ma chi no? Una volta una tizia mi lesse la mano... E devo dire che una volta ci azzeccò. Pure il Papa dice sorridete, capite, sorridete, e namo. Prevedeva qualche cosa, mi sarebbe successo qualche cosa dopo una trentina d'anni, eccetera. Dice lei non morirà, però le capiterà qualche cosa che aveva azzeccato. Pesa la ruota di fortuna. L'oroscopo invece lo legge? Qualche mattina sì, però non influenza poi la giornata. Avete detto stop? Ops. Guarda lei perché le persone, alcune persone sono spinte a interrogarsi con cartomanti, maghi, perché cercano delle risposte da loro? Penso che siano persone deboli dal punto di vista psicologico, abbiano comunque bisogno di avere delle certezze. Ma arriva tutto bene. Anche a pagarle. Ma che c***o vuoi sapere da cartomante? E con questo interrogativo si chiude la scheda di Chiara Sadotti. Dunque, cosa spinge le persone, sempre più persone, anche sempre più aretini, a rivolgersi magari in un momento di difficoltà economica, difficoltà sentimentale, al mondo dell'occulto, cartomanti, maghi, un fenomeno che ovviamente non nasce oggi, ma sembra, adesso vedremo anche alcuni articoli di giornale, sembra che insomma negli ultimi anni, complice anche la crisi, questo mercato insomma sia fiorito, oltre a fiorire nuovi personaggi che una volta alimentavano soprattutto i bacini delle TV locali, oggi grazie a internet basta che cercate la parola mago cartomante, non solo trovate quelli magari della zona, ma poi con un artificio legato alla ricerca Google escono fuori dei risultati e magari si tratta di personaggi che si trovano in tutt'altra città ma che fanno risultare come se fossero appunto del luogo da dove la persona effettua questa ricerca. Ne parliamo, e ne parleremo ovviamente però anche delle ragioni e quindi di questi tempi sempre più traballanti dal punto di vista anche delle certezze di questa società. Saluto Piero Franchini che è sempre con noi, non c'è questa sera David Faltoni che salutiamo, ritroviamo invece con piacere padre Giovanni Serrotti, buonasera, dal punto di vista ovviamente della Chiesa sotto questo punto appunto di osservazione è interessante, la collega Antonella Di Tommaso, buonasera, buonasera. Doveva essere con noi, lo avremo al telefono tra qualche minuto, proprio uno degli operatori dell'occulto toscani, Alessio, cartomante sensitivo, che si è ammalato e quindi non ci ha potuto raggiungere, cercheremo più tardi di ascoltare anche il suo punto di vista.
Allora, chiedo subito a Padre Giovanni come si può spiegare e se anche la Chiesa magari ha qualche responsabilità, ovviamente per quanto riguarda i fedeli, se le persone, insomma, piuttosto che rivolgersi come accadeva una volta al proprio parroco, si rivolgono magari a un cartomante. La Chiesa come comunità, perché si è fatta più rarefatta, più incerta, più disinformata, per cui siccome il bisogno c'è sempre stato nella natura umana di avere un riferimento, una certezza, qualche fondamento su cui poggiare la propria vita, specialmente quando si affrontano dei problemi di qualsiasi genere, economici, di salute, eccetera, è chiaro che uno va a cercare da altre parti. E se qualcuno promette o fa capire che potrebbe fare qualche cosa nei confronti di quei problemi, ci si affida, purtroppo. Certo, parlando dal punto di vista della Chiesa come tale, però, beh, devo dire con rincrescimento che oggi è diminuita la frequentazione nelle chiese. Sarebbe già parecchio se la gente che si dice cristiana e cattolica frequentasse almeno la domenica per avere un minimo contatto con i valori che comunque inevitabilmente ogni domenica si riespongono. Bene o male questo vuol dire poco, perché poi la lettura di partenza è quella del Vangelo, della parola di Dio, è una pietra miliare sulla quale fondarsi sempre, e quindi può non perdersi quell'orientamento di certezze che è caratterizzato da una fede profonda e grande quale può essere quella cristiana. Se va via questo, tutto può succedere. Antonella, come dicevamo, è un fenomeno ovviamente anche antico, tra virgolette, questo, che ha avuto un boom, dobbiamo dire, no? Con le TV locali dagli anni, soprattutto gli anni 80, 90, che sono stati anche in questo settore, però insomma, c'è stata probabilmente una crisi, anche perché con internet oggi ognuno se lo cerca da solo, no? Basta anche aprire Facebook. Io concordo con quello che ha detto Padre Giovanni, è un fenomeno che parte da lontano, è antico, insomma, la ricerca del sapere che cosa ci riserva il futuro, ma nel risolvere anche le difficoltà quotidiane c'è sempre stato, no? La ricerca di un qualcuno che si potesse sostituire a te e darti la soluzione del problema. Sta di fatto che ultimamente, io focalizzerei proprio nella nostra attualità, oggi più che mai con questa mancanza di valori fondamentali e la mancanza dei rapporti interpersonali, l'individualismo sfrenato e la ricerca non so di che cosa, ha alimentato ancora di più la ricerca di un qualche cosa che si potesse sostituire, quindi darti delle risposte, delle soluzioni. Ecco che questo tipo di ricerca fa breccia soprattutto in chi ha delle carenze, chi ha delle debolezze, perché oggi pensare è sempre più difficile, mettersi in discussione è sempre più difficile, ecco che ci si rivolge a chi con un giro di carte o con l'imposizione delle mani o con la lettura della mano riesce a darti, non dico delle certezze, però forse quella parola che ti permette di affrontare un quotidiano forse a cuor più leggero, con meno difficoltà. Allora, se la regia ci mostra anche questi due giornali, questi due articoli, perché eccolo qua, nella rete Politici e Imprese, il professore che sveglia le vittime da 30 anni aiuta chi si rovina, li definisce insomma come automi, le persone appunto che si rivolgono a questo mondo. Vediamo ancora, dovrebbe esserci, eccolo qua, uomini in carriera sempre più stregati da guru dell'occulto. Quindi la cosa che stupisce, magia, sesso e affari, perché occulto e porno, no, sono stati abbinati, sono le grandi, non industrie, ma insomma i grandi giri d'affari comunque anche legati al web. La cosa che stupisce è che uno pensa magari che sia il ceto basso, no, per vari motivi a rivolgersi a questo mondo, invece sembra che insomma, anche chi ha studiato, le persone anche intellettuali o che fanno lavori di intelletto si rivolgono o credono a che questo mondo appunto possa risolvere i loro problemi. Sì, dunque, appunto come è stato già detto, questo, diciamo, chiamiamolo così, problema, perché delle persone che hanno bisogno dei contatti umani tutti i giorni e quindi alla ricerca di chi gli può dare quel contatto che lo soddisfa, no? Per dire, in qualche modo si sente, diciamo, appagato dalle risposte magari che alcuni riescono a dare. Ecco, io ricordo che ero un giovanotto
E io mi ricordo di un grande regista che veniva fin da Arezzo, appunto nella zona di San Lorentino, tanto cioè, era su tutti i giornali, quindi si può dire che era Federico Fellini, appunto, e veniva appunto da questa cartomante, diciamo così, che io mi ricordo che lei tramite un registratore parlava con i morti, e quindi ecco, lui credo che venisse appunto a cercare un qualcosa che non riusciva magari a trovare, già lui aveva un bel mondo da esplorare, un bel mondo da dove poteva trovare risposte, però qualcosa gli mancava, quindi. Ecco, io però ecco, volevo anche dire che secondo me, io ormai sono grande, quindi ho vissuto diciamo tanto tempo e sono un cattolico, quindi un credente, però ci sono ecco, state delle manchevolezze da parte della Chiesa che secondo me non si è aggiornata completamente con i tempi, e quindi ecco perché se noi vediamo, diciamo, andiamo in chiesa, le cose sono sempre più o meno le stesse, più o meno, quindi ecco, mentre invece credo che il mondo e diciamo anche la nostra Italia ha bisogno di un qualcosa un po' di diverso, perché queste certezze che prima venivano date da chi era lì al pulpito e parlava, oggi non ci sono più, perché è molto difficile dare delle certezze alle persone. E quindi ecco, io credo che ci sia bisogno appunto di non, come dire, certe volte si vede che no, anche nella Chiesa ci sono persone che sbandellano un po', e che quindi ecco, magari queste danno dubbi e danno, ecco, quindi... Antonella. Appannaggio soprattutto del ceto colto, cioè, ricordiamoci, Andreotti aveva la cartomante personale, no? Si prima dice che gli uomini di potere si rivolgano. Ma ricordiamoci Pietro il Grande, Rasputin, quanto ha influenzato le scelte della Grande Russia, quindi sono stati, cioè questo tipo di, questo ricorrere è sempre stato l'appannaggio del ceto alto, della persona colta, no? Ma anche nello stesso mondo greco, voglio dire, nel Medioevo lo stesso, c'era questo ricorso. Ecco, ma questo non fa venire, perché questo mondo, no, viene quasi sempre abbinato al concetto di ciarlatano, no? È un dubbio che uno, diciamo, si pone. Cioè il fatto che, appunto, come insegna la storia, uomini della politica, uomini di potere, comunque è risaputo, no? Che hanno l'astrologo personale, che hanno... Dico, non è che magari... ci sono persone che effettivamente... Poi magari viene declinato con la cartomanzia, ma magari è possibile, lo chiedo anche appunto un uomo di chiesa, che alcune persone, ovviamente non parliamo della massa perché gran parte sono ovviamente fregature, lo sappiamo, ma che qualche persona possa avere qualche dote particolare, lo possiamo escludere totalmente? Molto dubbio, è anche molto pericoloso pensarlo, perché non c'è soltanto il Padre Eterno e gli spiriti buoni. Nella visione cristiana della vita e del Vangelo c'è il demonio. E sappiamo in quanti modi e quante volte l'inganno è pronto, senza che lui si sveli naturalmente. Ma se mi permettete, sì, in rapporto al suggerimento che ha dato l'amico Bianchini. Prima mi risponda, se può, in che senso in questo campo la Chiesa potrebbe aggiornarsi. Poi le rispondo naturalmente. Sì, dunque, secondo me, ecco, diciamo che mi sembra che la Chiesa, ecco, sia diventata un po' come la politica, un po' distante dalla gente. Quindi sì, noi abbiamo il prete di una volta, molto più spesso diciamo, aveva modo di andare nelle case, aveva modo di intrattenersi con la gente. Oggi mi sembra molto più distante. Non c'è più l'ascolto. Non c'è più l'ascolto, e non c'è più nemmeno chi ascoltare, secondo me. Ecco, per dire, io la vedo così, perché io vedo che, per dire, una volta quando si dava l'acqua santa, era un momento, diciamo, che tutti aspettavano, no? Oggi invece certe volte passa magari un prete che non si sa nemmeno chi sia o come, e così velocemente dà. Ecco, quindi queste sono le cose che danno. Se questo è il motivo, tocca un bel tasto.
che però non implica la Chiesa astratta vista dentro le chiese o le sacrestie. No, non parlavo, ma la Chiesa totalmente presa. C'è una crisi tremenda di vocazioni, c'è un'assenza assolutamente preoccupante di sacerdoti, c'è una difficoltà enorme anche ad andare nelle case, perché io vedo, sto in Casentino adesso, ci sono delle parrocchie di grandi paesi totalmente abbandonate, non c'è il prete, a fatica riescono a fare, scappando la benedizione, a fatica una messa al volo la domenica. In questo modo mi dice lei come la Chiesa può adeguarsi ai tempi. Ci si adegua se si riesce ad essere presenti, ma presenti mediante le persone, i suoi ministri, predicatori, eccetera. Poi però vorrei dire un'altra cosa. Nonostante questo, su certi temi, su certi argomenti, volendo, si avrebbe la possibilità di capire e di sapere come stanno le cose. Vi faccio un esempio, non faccio nomi naturalmente. Mi capitò un amico carissimo, un anno o due fa a Bibbiena, si parlava di una sepoltura che veniva fatta lì vicino al cimitero, mi disse, io quando muoio, l'ho già detto, voglio essere cremato, e le mie polveri, io sono stato in Slovenia, vicino a un laghetto lassù, vorrò che si buttino lassù. Io rimasi trasecolato. Questo era uno, amico, ufficialmente credente. Chiaramente sull'idea della cremazione dei corpi e del rispetto e del culto dei defunti aveva perso completamente l'idea per la visione cristiana della vita. La resurrezione dei corpi, il tumulo e le tombe presso, anche fossero le ceneri, però presso una terra consacrata, dove fossero oggetto non solo del parente, adesso si fanno gli smeraldi con le polveri dei defunti. Siamo all'ossessione, all'assurdità, e noi una idiozia assolutamente caratteristica di chi rifiuta la sapienza che viene dall'alto e si fa la sua sapienza. A questo punto è chiaro che la preoccupazione è molto molto grave, perché la gente, purtroppo per la situazione in cui siamo, sta perdendo completamente i contatti con i dati fondamentali della fede cristiana e cattolica. E non è che non ci siano le proposte. Certo, di certe cose si parla quando si fanno gli incontri, quando si fanno le conferenze, quando si fanno le messe almeno la domenica. Ma si sa che appena il 10% dei cristiani cattolici frequentano. Dove diavolo prendono una conoscenza, un approfondimento della loro fede? È chiaro che poi ricorrono a tutto. E tutto può bastare. Ecco, non è questo il problema, Padre Giovanni, cioè questi spazi vuoti lasciati dalla Chiesa, perché è così, si insinuano quest'altri, cioè la gente poi ricorre a questo tipo di risposte. Vuoti lasciati dalla Chiesa, vuoti che si sono creati, sono incolmabili, perché non ci sono persone sufficienti che possano riempire quei vuoti. Ripeto, lì in Casentino, su una zona di circa 50.000 abitanti, ci sono intanto 5-6 paesoni grandi, no? Bibbiena, Subbiano, Capoluna, Poppi, Stia, Pratovecchio. Non si va oltre i 10 preti. Che fanno? Mi dicono che anche nella benedizione delle case c'è adesso chi non la fa proprio, perché non ce la fa. Ma quando, faccio una domanda provocatoria, le è mai capitato in confessionale una persona che gli è venuta a dire: padre, ho fatto ricorso alla TAL per avere una risposta? E gli dico: fai male? Questa è una superstizione. Tutto. Ma succede? Certo, raramente in confessione chi viene a confessarsi di queste cose di solito non le fa. Se le fa è già un po' slacciato dal contatto con la Chiesa. Se le fai le dice, guarda, questa è pura superstizione, non c'è la possibilità, perché i casi sono due. Poi chi fa quel lavoro lo faccia, ci campa, ci vive, se la gente si vuole affidare si affidi pure, non si demonizza nessuno. Però in questo campo i casi sono due. O chi parla per una certa esperienza sa dare dei certi consigli, sa a ragionamento prevedere certe cose, non quelle futuribili, oppure c'è il signor Satana dietro, non se ne scappa. E questo tipo di rapporti, di divinazioni, c'erano già nell'Antico Testamento, certo. Molto, molto, molto rifiutate decisamente, eppure era un mondo parecchio arretrato a quei tempi, no?
senza che si arrivasse a Cristo, alla Chiesa, eccetera. È molto chiara la situazione. Poi chi si vuole abbandonare a quello lo faccia pure, ma a suo rischio e perdizione. Per ritornare a quello, sì, non ti voglio rubare il mestiere, ma mi incuriosisce la cosa. Negli anni 80-90, quando le TV private, questo tipo di trasmissione abbondavano parecchio, erano le casalinghe che telefonavano, no? La mattina e il pomeriggio. Mentre adesso l'utenza è cambiata, non sono più le casalinghe, ma sono anche... soprattutto uomini e poi ragazzi, perché? Perché non c'è più vergogna di niente. Ma ti rendi conto che chi sta facendo e difendendo le cose più orripilanti oggi viene allo scoperto e gli dice come tranquille, diritti, perché... E quindi è una mancanza di valori, non solo, di questo non vale nel campo della Chiesa, ma in genere delle leggi, no? Sì. Si dice che le leggi devono adeguarsi a quello che è la gente. Non sono le leggi che sono educative. È quello che la gente fa e dove arriva a cui le leggi si devono adeguare. E qui siamo al rovesciamento di una situazione. Il valore dove si va a finire, capisci? Questo è il punto. Poi con le parole si inganna anche con le parole, certo. No? Perché io si chiama una cosa per una... di nomi artisonanti che vengono sempre avanti a proclamare queste cose, non si fanno nomi, ma la cosa è alla portata di tutti. Aprite la televisione, guardate i giornali, sentite di quanti generi sentite dire di queste cose. Credo che abbiamo allora collegato con noi Alessio Sensitivo e Cartomante. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi, vorrei salutare tutti gli ospiti, buonasera. Grazie, grazie. Come abbiamo detto prima, purtroppo c'è stato un problema di salute, quindi tanto buona guarigione. Grazie. Allora, ci stavamo interrogando, no, sul fatto, intanto da quanto ci diamo del tu, va bene? Da quanto, certo, tempo, da quanto tempo è iniziato questa professione? Allora, io sono ben 15 anni che svolgo questa mia professione, nonostante la mia giovane età, però comunque appunto è da lontano 2002. Ecco, hai notato negli ultimi anni un aumento di clientela dovuta magari anche alla crisi o quali tipi di problemi ti vengono sottoposti per capire anche da un punto di vista sociale qual è la situazione delle persone che si rivolgono a te? Certo, allora beh, diciamo che comunque in linea generale ecco, è costante, diciamo, l'afflusso comunque della clientela. Poi chiaramente anche noi sentiamo la crisi, insomma, non è che ecco, il nostro settore non sia in crisi, assolutamente, anche perché a volte si sente parlare molto spesso di grandi guadagni, no? di persone appunto che fanno il mio stesso lavoro, però io credo che i grandi guadagni sono fatti dai ciarlatani, da quelle persone che dicono di poter risolvere tutte le problematiche alle persone, in special modo la salute. Io lavorando in emittenti private, televisive, appunto, ecco, dico sempre per la salute bisogna andare dai medici. I miracoli li fa solo chi sta in cielo. Io non prometto niente ai miei clienti, dico solo, ecco, prevedo il loro futuro, cerco di dargli dei consigli, parlando prima del loro passato, poi il loro presente e il loro futuro. Quindi, diciamo, è una sorta di consulto, diciamo, orientativo in base alla tua attività, quindi è un modo per far capire alle persone meglio la loro situazione. Beh sì, sicuramente. Io, ecco, come dico sempre, spesso da me le persone si rivolgono comunque soprattutto anche per avere dei consigli, per avere delle certezze, ecco, per avere un conforto comunque, ecco. Ecco, hai parlato appunto di quelli che guadagnano molto sono ciarlatani. Mi potresti spiegare la differenza, ecco, tra un ciarlatano e invece una persona, come dici tu, che appunto fa altri tipi, cioè qual è il discrimine? Beh, allora, come ho detto prima, ecco, io le persone si rivolgono a me durante il consulto, appunto mi chiedono per la loro problematica, che può essere familiare, può essere a livello sentimentale per la famiglia, però ecco, io non è che dico, per dire, se una persona viene da me io ti posso risolvere tutti i problemi della vita facendo, ecco, non so, magari una magia, ecco, questo assolutamente no. Io cerco sempre di far stare
chi si rivolge a me con i piedi per terra, insomma, ecco. Io spesso e volentieri sento parlare di persone che vengono impaurite con fatture a morte, cioè io dico sempre che comunque, insomma, di fattura non è mai morto nessuno, insomma, ecco. Purtroppo c'è il fatto è che giocano sul fattore psicologico, perché quando magari una persona viene da noi, purtroppo è, in quel momento è debole, e quindi, ecco, essendo debole, c'è chi purtroppo se ne approfitta, questo sì. Allora, do la parola un attimo ai nostri ospiti, cominciamo da Piero Franchini. Quindi adesso senti, il discorso è, diciamo, che sei una sorta di psicologo fatto in casa. Quindi ecco, diciamo... Sì, una sorta di psicologo, sì, perché comunque poi alla fine le persone si rivolgono a me e ovviamente, ecco, io cerco poi, come dico, in tutta tranquillità e soprattutto semplicità, che mi ha sempre contraddistinto, io dico sempre che anch'io posso sbagliare, quindi le mie veggenze, insomma, quello che io comunque espongo alle persone, ecco, è comunque soggetta ad errore, perché umanamente parlando, insomma, anche io posso sbagliare. Ecco, e quindi tu ti basi sulle esperienze della tua vita per dare consigli, e quindi ecco perché, e chiaramente qualcuno a te ti dirà cosa dire a quel soggetto che hai in quel momento hai davanti. Certo, sicuramente, loro si rivolgono a me appunto per chiedere consigli, e io attraverso la mia sensitività, perché io ecco, mi definisco più un sensitivo che cartomante, perché la sensitività è una cosa che si nasce, non che si acquista con il tempo, quindi ecco, attraverso la mia sensitività do dei consigli. Dispenso consigli. Antonello Tommaso, giornalista, prego Antonello. Sì, Alessio, io volevo chiederti questo, quindi tu usi molto l'ascolto, no? Fai parlare alla persona, ascolti. Soprattutto. E poi ti volevo chiedere, ma usi degli strumenti particolari, hai dei riti particolari, cioè come le dai le risposte alla persona che sta davanti a te? Allora, semplicemente o attraverso la mia sensitività, quindi prendendo la mano della persona e facendomi dare il nome, cognome e la data di nascita, io riesco, concentrandomi chiaramente, a parlare prima del loro passato, poi del loro presente e poi del loro futuro. Questa è una cosa che ci tengo un attimo a precisare, nel senso che io dico sempre di far parlare, quando una persona si rivolge a un cartomante, a un sensitivo, di far parlare sempre un po' prima del loro passato, perché chiaramente il passato della persona che mi sta davanti lo sa solo quella persona. Quindi ecco, se ovviamente per testare, diciamo, ecco, la attendibilità della persona, ecco, bisogna far sempre un po' parlare del proprio passato. Senti, tu hai detto sei un sensitivo, quindi ti riconosci come qualcuno che ha un dono, un potere o che cosa? No, potere assolutamente no. Io non ho poteri. Secondo me questo sì, assolutamente, è un dono che io ho. Chiaramente lo metto, ecco, per le persone, insomma, ecco, lo uso per aiutare le persone, chiaramente, non facendo mai però cambiare il proprio destino. Questo è molto molto importante. Allora, perché io, sì, ripeto, io posso dare dei consigli tramite la mia sensitività, però non è che impongo le cose, quindi non faccio mai delle imposizioni sui miei clienti, ecco. Allora, abbiamo qui padre Giovanni Serotti, che ha già detto la sua prima dal punto di vista della Chiesa. È un'attività, cioè mi pareva di aver capito, l'hai finita demoniaca questa qui? Potrebbe essere. Allora, chiariamo le cose. Intanto mi complimento con lui, perché quando ha escluso il lato magia, l'ha detto, sì, mi pare, e questo mi compiaccio con lui, perché ha già preso un campo che certamente è più accessibile ad un'accettazione razionale, ad un ragionamento, ad una possibile realtà. Quando parla poi del futuro, va bene, se è in base ad un ragionamento, ad una saggezza, c'è chi è più prudente, più saggio, più completo, diciamo, nella sua personalità, per cui quando parla con un'altra persona sa dare consigli adatti a quella persona, e questo credo sia accettabile come tipo di rapporto e anche di, come dire, di confronto o di lavoro, se si vuole. Ecco, al di fuori di questo è chiaro che non ci vedo altre possibilità se non quelle della illusione
o di un pericolo, se ci fosse l'altro aspetto, per carità, e c'è. Ha detto, tra l'altro, le fatture a morte non esistono. Invece esistono. C'è una lunga storia di questo. Per cui c'è chi ha fatto patti col demonio. Ma su questo lato qui se ne parla troppo poco, ci sono pubblicazioni, io ho conosciuto anche un sacerdote domenicano che è morto una ventina d'anni fa, che ha fatto una pubblicazione su questo tipo, con sue esperienze di questo genere. Esistono queste, purtroppo, ecco perché la prudenza deve essere massima nella gente, e che cerca queste persone, e queste persone come lui, che in qualche modo esclude tutto questo tipo di rapporti o di possibilità, e che parla di sensibilità, per la quale si può accettare un tipo di lavoro, di rapporto, di professione. Alessio, vuoi rispondere? Sì, vorrei rispondere nel senso, ok, le fatture a morte, io dico in televisione, insomma durante le mie dirette televisive, che non esistono. Preferisco dire così anche perché sento dire, in 15 anni ne ho sentite dire tantissime, persone arrivare a pagare cifre esorbitanti per togliersi una fattura a morte. Io credo che comunque non serve una commercializzazione di soldi per comunque risolvere questa determinata cosa. Quindi ecco, preferisco dire che non esistono. Ecco. Se andate da Don Alvaro, che sa dire invece dei soldi che cosa fare per sfuggire a queste cose? Glielo può dire se gli capita altre persone. Bene. No, non ho capito. No, perché ad Arezzo è... Dicevo, per una possibile soluzione di questi tipi di problemi, chi ha la fattura a morte per toglierla, soldi o non soldi, uno va da Don Alvaro e gli suggerisce come fare se ci fosse il problema. Che sicuramente. Sole come? Sicuramente sì, secondo me è la cosa migliore, anche perché, ripeto, insomma, ecco, io mi limito a dare dei consigli attraverso comunque la mia sensibilità, la cartomanzia, però ecco, senza mai intaccare il destino delle persone, questo è molto importante. Certo. Grazie Alessio, grazie di questo tuo intervento. Grazie a voi. Grazie, a presto. Allora, visto che siamo negli ultimi minuti, sì, ci fanno cenno qui che bisogna, perché poi abbiamo una seconda parte in cui passiamo dall'anima in parte al corpo, nel senso al cibo. Al cibo, sì. Qui Arezzo di cibo non dal manca. Dal cibo mai. Dell'anima al cibo. Però, del corpo. Siccome ormai siamo nel clima pasquale, tra l'altro in questi giorni, credo vada in onda tu per tu, che abbiamo fatto con David, siamo venuti a intervistare il vice parroco di San Domenico, che ha una storia molto particolare, sì, che ce l'ha raccontata, e quindi proprio perché siamo nel clima pasquale. Abbiamo parlato prima della Chiesa, cioè di quali sono anche le problematiche di chi si trova in prima linea, anche perché si diceva una volta che su grandi temi, quelli dei cosiddetti diritti, ad esempio, no, la Chiesa la faceva da padrono, influenzava troppo lo Stato, eccetera. Adesso mi pare però che questa Chiesa non è che conti tanto, perché appunto siamo arrivati a sdoganare sotto l'alveo del diritto delle pratiche che insomma fanno un po' rabbrividire. È cambiata la società, non si ritiene nell'insieme cristiana, e quindi fa quel che gli pare. La Chiesa non è che ha un potere assoluto civile, non ha mai usato i carabinieri per costringere uno a confessarsi o a pentirsi. Se la gente sceglie altre cose, la Chiesa dirà che sceglie cose sbagliate, se sono sbagliate. Tutto lì, non è che le può forzare a cambiare. Quindi se l'Italia si è data delle leggi sui diritti civili, faccia pure, vada anche oltre, dia retta a Vendola, dia retta a chi gli pare. Però continueremo a dire che i valori sono quelli, che sulla famiglia non si scherza, che i generi sono maschio e femmina nella natura. E non genito che uno e genito che due. Ci sono delle disfunzioni naturali che, come succedono nelle piante e negli animali, succedono anche nell'uomo, e basta lì, altrimenti è pura demenzia. La seguono quelli che vogliono demenzia, compresi i politici. Che sviluppo avrà questa situazione? Com'è? Che sviluppo avrà questa situazione, diciamo, di non capire più chi è il babbo 1, il babbo 2? C'è dietro un'organizzazione mondiale ben precisa, che si fonda in parte sulla massoneria nera, perché le massonerie sono tante, no? Sì, sì. Io difendevo quella di Gelli, di Arezzo, è notorio che era un'altra cosa quella, che ne dico. Però, dico, c'è ancora, così pure i festini famigerati del mostro di Firenze, che poi fu scoperta tutta la cosa, cominciata da giudice Mignini di Perugia, con lo scambio del cadavere. Ha scoperto tutto, ha trovato anche i reperti. Però dopo gliel'hanno fatta pagare. E la cosa veniva dall'America, sette americane, sì,
Perugini e Fiorentini che si ritrovavano lì in quella villa a fare questi festini. Tutto chiaro, era da un principio diabolico, satanico, assolutamente tale, perché viene descritto come tale, si è arrivati alle sue origini. Quindi la società umana, se si vuole dare in mano a queste cose, faccia pure. La Chiesa non ha questi poteri. Se Dio vuole, la Chiesa ha il potere, e che lo usi di riaffermare i principi di fondo. E l'adattamento ai tempi non è quello che fa cambiare i principi, fa cambiare il modo di parlare. Se una volta si parlava solo in latino, nella messa, ora si parla in italiano. Se una volta su certi argomenti se ne parlava con molto riserbo, oggi se ne parla con maggiore chiarezza. Però stanno introducendo, tra l'altro, in modo, come dire, ipocrita, anche da traditori, da gente disonesta, perché questo si deve dire, di nascosto, in modo che si trovi, ad esempio, negli asili nido, le cose fatte. Adesso si insegna il terzo genere. Succede in Casentino, sta per sorgere una protesta, all'insaputa dei genitori, all'insaputa di alcuni maestri degli stessi asili. Quindi vogliono trovare le cose a cose fatte. Ai bambini di un anno e due si vuole insegnare il terzo genere, il transgender. Ecco, dove si arriva? Non lo so. Io so che tempi antichissimi, la storia di Sodoma e Gomorra finì in quel modo perché si è arrivati agli eccessi del rapporto omosessualità, eccetera, no? Ora siamo molto più in là. Il genere fluido, come già in America, cioè, no? Eterno, uno oggi è maschio, non femmina. Lo so. Io mi rimetto chiaramente al suo perdono, alla sua misericordia, a quello che saprà fare, ma questi uomini stanno andando in parti incredibilmente oscene, incredibili. Grazie di cuore a Padre Giovanni. Grazie perché è stata una bellissima chiacchierata per quanto mi grazie, riguarda. Ci sono, grazie. Bella anche con questo finale. Io che non conoscevo già e quindi sapevo che sì, beh, sarebbe stata. Lasciamo, sì, beh, insomma. Antonella, tu rimani con noi, tra poco adesso chiudiamo un attimo il sipario e lo riapriamo con tutt'altro. Arezzo del cibo, Arezzo della cultura, tra poco. E mandiamo anche la pubblicità. Per forza. Vediamo.